Nessun pentito, nessuno che voglia liberarsi la coscienza prima di morire, ma speriamo di risolvere il caso. Queste le parole del procuratore capo di Macerata, Fabrizio Narbone, che ha riaperto le indagini sulla morte della baronessa Jeanette Bishop de Rothschild, 40 anni, scomparsa da Sarnano, nel Maceratese, il 29 novembre 1980, insieme alla sua segretaria Gabriella Guerin, 39 anni, di Ronchis, Udine. I corpi delle due donne furono ritrovati più di un anno dopo, il 27 gennaio 1982, da tre cacciatori in un bosco sui Monti Sibillini. Narbone conferma: «Stiamo indagando per duplice omicidio. Diversi testimoni sono morti, ma altri sono ancora da interrogare». I carabinieri hanno già sentito una decina di persone, tra cui cantonieri e cacciatori, che erano stati ascoltati anche nel 1980. Il ROS di Roma sta procedendo con intercettazioni telefoniche e ambientali. «È un momento delicato», afferma il procuratore. «Stiamo cercando di ricostruire eventi che sono rimasti in sospeso per troppo tempo. Il caso è avvolto nel mistero da 44 anni». Jeanette Bishop, ex modella, era sposata con Stephen Charles May, un ricco imprenditore inglese. Era conosciuta come baronessa Rothschild grazie al suo matrimonio con Evelyn Rothschild, membro di una delle famiglie più ricche del mondo, morto due anni fa. Appassionata di arte e arredamento, la baronessa si era trasferita a Sarnano nel novembre del 1980 per restaurare un casolare acquistato con il marito. Gabriella Guerin, sua segretaria e interprete, l'accompagnava. Le due donne alloggiavano all'albergo Ai Pini di Sarnano. La mattina del 29 novembre incontrarono il geometra Nazareno Venanzi, cui era stato affidato il restauro del casolare. «Facemmo un aperitivo prima di pranzo», ha raccontato l'uomo, recentemente interrogato. Venanzi ha ricordato che la baronessa gli aveva chiesto di accompagnarle in montagna quella sera, ma lui aveva già un altro impegno. Si diedero appuntamento per il giorno successivo. Le due donne scomparvero. Il 29 novembre, la baronessa e Gabriella passarono anche dall'Hotel Sibilla per prendere un caffè. Il titolare, Ortelio Valori, raccontò ai carabinieri: «Notai un uomo che le aspettava in auto. Poche ore dopo, le vidi discutere con un uomo elegante, vestito di bianco. Chi fosse quest'uomo rimane un mistero». Nel tardo pomeriggio, nonostante il maltempo e la neve, le due donne si avventurarono sui Monti Sibillini, a bordo di un'auto. Ma perché lo fecero? Avevano un appuntamento. Il mattino seguente, Venanzi scoprì che non erano rientrate in hotel e lanciò l'allarme. Le ricerche furono ostacolate dal maltempo. Solo il 18 dicembre l'auto della baronessa fu ritrovata, coperta dalla neve, chiusa a chiave e senza danni evidenti. Tracce di sangue e capelli delle donne furono trovate a circa 500 metri, in una baita la cui porta era stata forzata. Si erano rifugiate lì per sfuggire alla tormenta o furono portate da qualcuno. La baita, però, è stata ristrutturata e non è stato possibile trovare tracce di altre persone. Il 27 gennaio 1982, i corpi delle due donne furono ritrovati in un bosco lontano dalla baita. Non presentavano segni di lesioni traumatiche né di colpi d'arma da fuoco. La baronessa indossava un bracciale Cartier e un orologio a carica manuale, fermo alla data del 12 dicembre. Questo ha sollevato interrogativi. Fino a quella data, Jeanette era ancora viva? È improbabile che sia rimasta nel bosco per un mese. Le indagini iniziali avevano ipotizzato un possibile collegamento con un furto di gioielli avvenuto alla casa d'aste Christie's. Il 6 dicembre 1980, infatti, all'hotel delle due donne arrivò un telegramma con l'indirizzo via Tito Livio, 130, interno 3, Roland. Tre giorni prima, il direttore della filiale romana di Christie's aveva ricevuto un telegramma con lo stesso indirizzo, inviato da una zona di Roma dove viveva un uomo implicato nel furto. La baronessa era coinvolta? In seguito, il caso fu associato alla morte del banchiere Roberto Calvi,
trovato impiccato a Londra nel 1982. Si scoprì che Calvi aveva una foto della baronessa in tasca. Si parlò anche della banda della Magliana, di un possibile legame con il caso Orlandi e di presunti contatti della Rothschild con Paul Marcinkus, presidente dello IOR. Tutte queste indagini non portarono a risultati concreti. Ora, gli inquirenti si concentrano su una pista locale. Il procuratore Narbonne conclude: risolveremo il caso in tempi brevi, nel bene o nel male.